Allora Marco, siamo al birrificio Mukkeller a Porto Sant'Elpidio, ma in realtà siamo in una frazione, giusto? Dove ci troviamo? Sì, alla Corba, piccola frazioncina in cui sono nato e quasi sempre vissuto. Ho capito, e qui qualche mese fa, diciamo ad agosto del 2010, nasce questa idea, ma che viene da lontano. Da dove nasce questa idea, questo progetto? Dalla passione, prima di tutto di bere la birra e poi dopo dalla curiosità, proviamo a farla. Si parte come tutti, si parte col kit, poi dopo non ti basta più, kit estratto non luppolato, luppolato, poi con i grani non ti bastano più, un piccolo impianto, facciamo pubblicità, l'abbiamo preso dalla Brewmaster, dal grande Antonio, e poi dopo da lì avevo un'attività che andava molto bene, familiare, andati tutti in pensione, abbiamo deciso di mettiamoci a fare birra. La birra veniva molto bene e siamo partiti. E siete partiti. Senti, quindi tu facevi prima un'altra attività, però come mi stavi dicendo, periodicamente te la facevi in casa, perché ovviamente la birra è anche cultura, una passione che hai alimentato nel corso degli anni. Ma in questo periodo tu hai fatto anche dei viaggi in vari birrifici nazionali, ma anche in Germania, per magari curiosità, ma anche chissà per vedere quello che poteva succedere poi in futuro. Sì. Come, dove sei, dimmi, diciamo, i birrifici, 3-4 birrifici in cui sei stato e da cui magari hai tratto qualche ispirazione per fare le tue birre. Allora, diciamo che in Italia io sono motociclista, quindi ogni volta che c'era un viaggio dovevo da fare, un birrificio in mezzo ci doveva stare, perché sennò il viaggio non ci doveva stare. Esatto. E quindi niente, in Italia ne ho visti veramente tanti, in Liguria abbiamo visto, anzi mi ha dato anche una mano, ma non mi ricordo il nome. Malthus Faber, per caso? No, piccolino, non è, no, Novi Ligure, non mi ricordo proprio il nome. E comunque anche lui di impostazione tedesca, a me piace molto la Keller come birra. E infatti la tua birra, sì, principale ha quella caratteristica. La Pils, che secondo me infatti sono sulla Pils al 50% del lavoro, devo ancora migliorare molto secondo me. Ma prima di parlare delle tue birre, torniamo un attimino all'argomento dei birrifici. Quindi questo birrificio, poi quale altro birrificio hai visitato? Magari anche uno più vicino a te? Allora, qua da noi, prima di tutti, ho per bacco Luigi Recchiuti, che è fortissimo, oltre che un maestro, che mi ha dato una grossa mano. Per telefono mi ha dato tanto, mi ha aiutato molto Cesare dell'Orso Verde. Ah, non Cesare. Non l'ho visitato mai, non so perché, sono stato un po' sfortunato. È anche lontanuccio, quindi forse anche questo è il motivo. Andavo a trovare il birrificio italiano una volta. Agostino. 2 anni fa, penso. In Germania ho visto il birrificio Fiederling a Friburgo. Poi vari birrifici che non ricordo per niente il nome. Perché sempre, ovviamente tu non andavi lì solo a vederli, ma anche a bere tutto quello che produceva. Ecco, poi sono andato in Repubblica Ceca, ho visto qualche birrificio, ma i nomi... Ho capito. Sono anche un po' emozionato, perché emoziona, e beh, quindi non mi ricordo. E allora, visto che sei emozionato, parliamo di quello che ti piace di più, e cioè delle tue birre. Sì. Ok, tu sei nato da pochissimi mesi, ma già fai 6 birre, 4 in bottiglia e 2 in fusto. Ok. Sì. Parliamo della tua birra innanzitutto, Principe, la birra che ti ha dato grande soddisfazione e anche, devo dire la verità, un po' di notorietà, perché molte persone associano in questo momento il birrificio che si chiama Mukkeller perché? Mukkeller perché? È un po' buffo a raccontarlo, però dalle mie parti mi chiamano Mucca da sempre, un soprannome un po' fastidioso, ma dopo te ci abitui, quindi tempo fa con un amico mio che gli piace la grafica mi aveva fatto questa proposta. MUKKA, quindi mucca. E poi il mio stile preferito era Keller, abbiamo deciso di chiamarlo Mukkeller. Quindi sfatiamo quest'idea che tu stia a scimmiottare qualcun altro. No, assolutamente, ma ci mancherebbe anche perché Mukkeller l'abbiamo conosciuto dopo. Però non è che abbiamo cambiato idea, anche perché io faccio una produzione in 20.000 persone nella mia zona, quindi Michele fa birra in tutto il mondo, non penso di avere qualche fastidio quindi, esatto. Anche perché abbiamo scambiato già 2 chiacchiere per mail, quindi penso che sono sicuramente simpatici. Quindi non... sì. Senti, parliamo a questo punto delle tue birre, quindi la birra principe, la birra che qui vedo vicino a noi, che sicuramente ti ha dato grande soddisfazione, è la Pils, una birra che va bevuta a fiumi, perché è assolutamente dissetante, una birra molto interessante anche da bere, insomma, in grandissime quantità. Sì, confermi questa tua idea? Confermo, è la birra che ci tengo di più di tutti a farla buona. E
come dicevo prima, siamo al 50% del lavoro, stiamo migliorando sempre di più. Come fai a migliorarla? Cioè il processo di miglioramento di questa birra, da che cosa nasce? Dal confronto con gli altri birrai, dal parere che magari ti arriva da persone che la provano nel corso dei mesi, magari la provano in una fascia di tempo più ampia, da cosa nasce questa idea di migliorare? Cioè come fai a renderti conto che ha ancora un margine di miglioramento? Proprio da questo aspetto o dalla tua esperienza che pian piano sta aumentando? La miglioriamo da tutto quello che hai detto, primo. Seconda cosa, la pizza è la birra più difficile da produrre, secondo me. Non deve avere difetti. Adesso vedo che la mia birra scopre qualche difetto quando la esporto, nel senso, un viaggetto di un giorno gli dà molto fastidio, appena la proviamo sa un po' di solforoso, e quello è un difetto nascosto, quindi l'esportazione, secondo me, lo fa venire fuori. E più tante altre piccole cose, e per migliorare è facile, si studia, da chi è più bravo di te. Esatto, e tra l'altro queste frasi che tu hai utilizzato le avevo già sentite da un altro maestro di Pils, proprio da Agostino Arioli, che era proprio uno dei più scettici a spedire le sue birre fuori dal suo locale, proprio perché il trasporto era uno dei nemici fondamentali di questo prodotto assolutamente così artigianale e delicato. Quindi insomma mi confermi quello che tanto tempo fa mi disse Agostino. Confermo al 100%, vediamo i tedeschi che non ce l'hanno mandata mai la birra non filtrata, adesso ce la mandano un pochino perché il fenomeno birra in Italia è aumentato, è cresciuto. Però d'estate non ce la mandano la Keller, esatto. Ce la mandano d'inverno, non so se è proprio genuina come la facciamo noi italiani, che noi sappiamo quello che beviamo almeno. Non filtrata, non pastorizzata. Parliamo delle altre due birre, e quindi per esempio della Marina. Sì. E dell'altra birra che adesso qui vediamo, che si chiama Nonnucca. Ok, adesso magari una di queste la apriamo così la beviamo, sì, insieme. Ce la beviamo. Parliamo prima della Marina. Allora, che birra è? La Marina praticamente non abbiamo seguito uno stile preciso. Era una birra che facevo a casa, mi veniva molto molto bene, mi piaceva tanto, piaceva a tutti, e abbiamo deciso, le prime volte non venivano granché bene, infatti dal nome Marina, qualcuno mi diceva ma che ci hai messo, l'acqua salmastra. Di mare, siamo sul mare, quindi l'abbiamo chiamata Marina come dal nome. È una birra molto semplice, un lievito neutro, malti tedeschi, luppoli americani, un miscuglio, però... A me piace molto, frutti di bosco, un po' di caramello, è una bella birretta, molto birrina. E invece la Nonnucca, che anche questo nome è un po' particolare, insomma, i nomi che tu scegli, insomma in questo caso proprio la Nonnucca, ma in generale il nome del birrificio, comunque fanno capire il personaggio estroso che si conserva dietro questo birraio, che ci sta parlando adesso così bello tranquillo, insomma. Sei un personaggino tu, insomma. Farti chiamare mucca, insomma, significa. No, fammi chiamare quello viene da solo, ti chiamano mucca. Però insomma non sarà nato casualmente. Fai con 100 persone al giorno oppure accetti. L'accetti. Quindi questo nome Nonnucca perché, per esempio? Nonnucca dalle nostre parti, infatti pensavo che solo dalla zona nostra poteva capire. Nonnucca da noi vuol dire che questa birra non va in testa, nel senso non è molto alcolica, non dà fastidio, non ubriaca. Da noi si dice Nonnucca, la nuca, quindi... Ah, ecco, ho capito. Nonnucca. E infatti la foto è inequivocabile. Letto pieno. Ho capito. Che tipo di birra è? Allora, questa qua è nata prima in fusto, era una birra molto estrema, luppolata veramente tanto, soprattutto con luppoli non da Roma, da luppoli americani, principalmente da Maro, tipo il Columbus, che ce ne sta moltissimo, che però il Columbus è un luppolo bello tosto, quindi... sente molto. In fusto è piaciuta tanto, soprattutto la spinata a carboazoto. E a CO2 era un po' troppo aggressiva, a carboazoto era proprio buona. Ho capito, quindi diciamo... Sì, e adesso abbiamo cercato di farla anche in bottiglia cambiandola appena. Questa è la prima edizione, gli amici ci dicono che è buona, io non sono ancora convinto, deve migliorare anche questa qua. Quindi, avevamo parlato di queste tre birre, quindi la Marina, la Nonnucca e la Pils, ma c'è un'altra birra, oltre a queste, in bottiglia, sì. Che si chiama la Corva Nera. La Corva Nera. Ok, parlami anche di questa birra che immagino che sia scura, per chiamarla così. È una Brown Porter, è una birra fatta con cereali scuri, una birra
ci gioco un pochettino, ogni volta cambio appena appena qualcosina, anche perché la nera è la birra meno venduta, quindi ne faccio anche poca perché sono, non c'ho una grandissima produzione. E quindi ogni volta... Beh, consideriamo che sei nato nemmeno 9 mesi fa, 8 mesi fa, quindi insomma avere tutte queste birre e soprattutto non riuscire a trovarle da nessuna parte perché te le finiscono subito vuol dire che sta andando molto bene. Specifichiamo una cosa però, io quando facevo la birra a casa la facevo con un impiantino, quindi una formazione già ce l'avevo, poi dopo ho lavorato anche qualche giorno in qualche birrificio. Ho fatto qualche stage? Ho fatto qualche piccolissimo stage che mi ha dato una drizzata e dopo con l'impianto professionale, quando hai il controllo di tutte, di tutto, ti butti. Quindi no, ti butti, la birra viene molto più buona. Già a casa veniva bene, quindi figuriamoci con l'impianto professionale. Certo. E quindi di questa qui mi dicevi comunque ne fai poca, anche perché insomma le birre scure in generale in Italia non sono richiestissime come gli altri tipi di birra, giusto? Questo è il motivo. Giustissimo, ne faccio meno anche per questo. Quali sono invece le altre due birre che hai in fusto? Mi dicevi che ne hai altre due invece che distribuisci in fusto, perché tu vendi sia in bottiglia che in fusto, tra l'altro in vari tagli di fusto, da 30, 25, 20, 25. 30 litri, maggiore. Adesso abbiamo preso anche dei fusti da 15 e 20 litri perché abbiamo fatto una Golden Ale che al primo colpo è venuta molto buona, infatti l'abbiamo fatta assaggiare a un... il nome è un signore che fa delle degustazioni, è un sommelier, della birra, e mi ha dato un bel voto, l'ha giudicata bene, quindi la mettiamo anche in fusto per adesso. Ho capito. Poi in fusto facciamo, non ne mettiamo tutti in fusto, la Pils, la Marina, e ci lavoriamo molto bene, e più dopo facciamo qualche chicca solo in fusto, tipo la Menzora è un Imperial Pils, Menzora. Da noi dice quando arrivo fra mezz'ora, dialetto, non lo so, parliamo di... Si capisce tra mezz'ora in pratica, si dice, ok. Si chiama la mezz'ora perché mezz'ora per fare la ricetta, anche perché è estremamente facile, è una pils più alcolica con luppoli più strong. E mezz'ora ci vuole per ubriacarti perché fa 7 gradi, è una birra secchetta, molto beverina, quindi finisci il bicchiere velocemente e ti ubriachi. Ho capito. Allora, quindi la tua ispirazione, come mi dicevi, è molto bavarese, come almeno all'inizio probabilmente, no? Sì. Però adesso stai sperimentando anche altre cose, comunque ti stai buttando insomma anche su degli stili inglesi, insomma comunque anche l'utilizzo dei luppoli americani, insomma comunque la tua voglia di sperimentare con un impianto industriale, insomma artigianale, comunque diverso da quello locale, quello casalingo. E ti sta ampliando anche il panorama di possibilità, anche le birre che le cominci a modificare, insomma ti piace sempre di più sto lavoro. Il lavoro mi piace tantissimo, è faticoso come è lavoro. Faticoso, si lavora tante ore anche perché faccio tutto da solo, meno l'imbottigliamento che mi aiuta mio padre. E quindi insomma birrificio familiare anche... Ecco il nome, birrificio familiare, credo sia l'unico birrificio in Italia che comincia insomma la sua ragione sociale con birrificio familiare. Perché? È strano,